Il filmato che vi andiamo a presentare è dedicato alle donne piacentine. Tutte le donne meriterebbero una particolare menzione perché sono poliedriche, perché sempre si danno da fare in vari settori, spesso in modo disinteressato. Ma noi ci concentreremo su alcune donne piacentine che si sono distinte e hanno fatto molto parlare di sé sia nella nostra città sia all'estero o in altri posti dove hanno dedicato il loro volontariato e la loro attività. Inizieremo a concentrarci sulle signore che hanno avuto rapporti col Cineclub, che hanno concesso interviste anche negli anni passati, e noi cercheremo di valorizzare queste figure per spiegare quanto sia grande l'animo femminile. In molti paesi del mondo occidentale, l'8 marzo è stato riconosciuto ufficialmente come giornata internazionale della donna per le conquiste sociali, politiche ed economiche. Un momento particolare per non dimenticare e dire grazie a tutte le donne che, con la loro tenacia, la determinazione, la volontà, la sofferenza, le discriminazioni, hanno contribuito alla conquista dei nostri diritti. Dovremmo inoltre ricordare che in molti paesi del mondo le donne non solo non hanno una festa da celebrare, ma leggi, costumi e usi religiosi diversi ne mortificano l'identità, negando loro persino i diritti più elementari. Le suore orsoline di Maria Immacolata hanno la casa madre a Piacenza, proprio in questo imponente edificio di via Roma, posto di fronte alla chiesa di San Pietro e tutto il suo complesso. Da qui è partita Madre Giovanna Alberoni, che è stata per un periodo anche madre generale dell'ordine, che insieme a tante consorelle è riuscita a fondare un importante ospedale in India, un ospedale dedicato in particolare alle donne e ai bambini, e poi aperto a tutta la popolazione che ne avesse bisogno. A Bandra, sobborgo di Bombay, sorge l'Holy Family Hospital, di matrice piacentina. Sorto nel 1982, è gestito dall'Istituto Suore Orsoline di Piacenza. La congregazione è presente da anni in diverse località dell'India. Opera con una trentina di suore in un ospedale d'avanguardia. Madre Giovanna Alberoni, originaria di San Giorgio Piacentino, è la mente dell'ospedale che andiamo a trovare nel suo ufficio all'Holy Family Hospital. Siamo arrivati ad avere 100 posti letto e poi poco per volta è cresciuto a seconda dei bisogni. E i reparti sono stati aggiunti poco per volta. Naturalmente c'era la ginecologia e ostetricia, medicina interna, che sono venute nel 48, cioè parecchi anni fa, e ho studiato qui per medicina e poi sono tornata in Italia parecchie volte. Grazie all'aiuto dell'associazione Un Cuore per i Bambini, presieduta dal Vescovo di Piacenza, e all'IBO di padre Marcandella, Madre Giovanna ha istituito un reparto di cardiochirurgia infantile per operare i tanti bambini cardiopatici di Bombay, realizzato con la collaborazione del Gaslini di Genova. Le pessime situazioni sanitarie costituiscono focolai per malattie infettive, come la lebbra. E di lebbrosi se ne incontrano tanti per le strade di Bombay, con i loro corpi che portano i segni di una malattia terribile e terrificante, che deforma il corpo ed emargina dalla società. Il lebbroso è un essere umano che ha bisogno di sentirsi integrato nella vita, di nutrire speranze per il futuro, ma soprattutto di calore umano e di rispetto. Per questo è commovente vedere come Suor Bertilla e Suor Lucia seguono i malati con amore, trattandoli senza timore di contagio.
Ed ora vi presentiamo un'altra donna consacrata, è una suora dell'Ordine delle Scalabrignane e si chiama Suor Marina Milani. La sua grande fede l'ha aiutata a stare vicino agli immigrati che arrivano in Italia. Lei non è andata lontano, è stata qui a insegnare italiano e a cercare di far vivere meglio nella nostra patria coloro che sono venuti qui per cercare fortuna. Sono qui tra le Scalabriniane da 54 anni. Sono entrata molto giovane, ho vissuto la mia esperienza anche all'estero. Ho fatto quasi 20 anni in Germania, lavorando inizialmente sempre con alle missioni cattoliche italiane, quindi con italiani. Una volta che sono tornata dalla Germania, nel 1990, abbiamo visto che anche qui a Piacenza cominciavano ad arrivare i primi migranti. Soprattutto erano ragazzi giovani del Maghreb, quindi i primi sono stati i marocchini, i tunisini e alcuni nigeriani, e abbiamo iniziato qui in via Roma nel 1990 la prima emergenza. Adesso giornalmente vengono qui a scuola circa 90 ragazzi, alcuni vengono anche per 2 anni a scuola perché magari trovano un pochettino più difficile, anche se lavorano magari il tempo libero che hanno ne approfittano. Noi sono ormai in questo spazio qui sono 10 anni e si può dire che di ragazzi ne sono passati tantissimi, tantissimi ritornano anche per dire un grazie, per venire così proprio per amicizia. Questa qui è una classe allora di studenti e vediamo che ci sono anche delle mamme studenti, perché loro quando arrivano la prima cosa che cercano è anche di imparare bene la lingua e cultura italiana. Io mi chiamo Suani, io vengo da Honduras. Come ti trovi qua in Italia e hai trovato delle difficoltà a integrarti? Un po' di difficoltà, non abituata al freddo di qui Italia. Però è bene. Sono sposata da 6 anni. E per il futuro noi cerchiamo una meglio vita qui in Italia. Piacenza è accogliente, dà tante possibilità, ci sono anche tanti servizi che aiutano, ecco. Però certamente che per loro la parola integrazione, cioè si può parlare di integrazione per i giovani, ecco, che è molto più facile. Per esempio i bambini che vanno a scuola, per loro la parola integrazione è quasi, sono integrati, si sentono integrati, sono gli adulti che fanno un pochettino più fatica. Sono una mamma di 2 bambini, sto qua per imparare la lingua. L'Italia mi trova bene, sto bene, i bambini sì, però senza lavoro è difficile. Vilma Solenghi invece ha una lunga vita alle spalle, una vita avventurosa, andò in America, tornò in Italia per dedicarsi anche lei agli affetti più cari, alla mamma. La vita è stata bella, però non le ha riservato dei dolori, come quando ha perso completamente la vista, lei che oltre a essere cantante era una bravissima pittrice, eppure il sorriso non l'ha mai abbandonata. Il suo segreto, la musica. E l'amore per gli amici è un grande insegnamento. C'è sempre speranza nella vita, anche quando si perdono le forze e alcune possibilità. Vilma Solenghi, mi affascina lo spettacolo del suo amore per la vita, per la pittura, per la musica, per la gente. Coi tuoi capelli bianchi, con gli occhi già un po' stanchi, guardi lontano, un timido sorriso, come chi chiede scusa al mondo intero. Le spalle un po' curvate al peso della vita che hai regalato. Ma veramente avrei allora studiato musica, che allora non me l'hanno lasciato fare. E avrei cantato veramente, perché io amo dipingere, ma amo tanto cantare. Per me cantare è vita. Vilma, senti, tu non ci vedi adesso, vero? Non ci vedi. Da cieca assoluta. Da quanti anni?
che non vedo proprio più, saranno una decina di anni. Senti, come hai vissuto tu questa tua cecità, insomma, ecco, il fatto di non vedere più, come l'hai presa? Ci sono andata dentro poco per volta, perché è una malattia ereditaria. L'amarezza di perdere tutto è venuta adesso, da poco tempo. Allora ho perso anche l'orientamento. Ho proprio perso tutto, perché non posso spiegarmi. Voi provate a chiudere gli occhi e provate a girare per la casa. Senti, però ti sei difesa, hai reagito, non sei andata in depressione per questo, vero? No, perché devo aiutare la musica, ringraziare la musica, perché io, la musica, mi ha dato la vita e anche gli amici. Il coraggio delle donne, la loro propensione a non tirarsi mai indietro davanti alla fatica. Sarebbero tante le figure femminili da valorizzare. Noi abbiamo scelto tre interviste molto belle. Una Maddalena Cervini, donna di montagna, donna coraggiosa, forte, che non si è mai sottratta alle fatiche del lavoro dei campi, si è sempre occupata della sua famiglia e ha tanto da insegnare non solo nei suoi nipoti, ma a tutti noi. E poi vi presenteremo Edda Borghi, maestra della montagna, faceva parte di quella schiera di insegnanti che hanno aiutato l'Italia a uscire dall'analfabetismo. Non si è mai sottratta alle fatiche dell'insegnare lontano da luoghi comodi, nell'insegnare in scuole dove la legna bisognava portarla da casa. Insomma, erano epoche difficili, ma non si lamentavano mai queste maestre, erano sempre al loro posto e hanno insegnato molto bene i loro allievi. Cervini Maddalena, è in Calamari. Sono nata il 27 settembre 1909. Da una famiglia povera, ma bravi. La scuola mi piaceva. Volevo fare la maestra, ma non c'era la grana. E così ho fatto la contadina. Portare legna, portare pietra, portare sabbia, andare a prendere in auto quando facevano queste case, come schiavi. E mangiare quello che c'era, un po' di polenta di castagna, un pane nero. Quando c'era, però. Com'è cambiata la sua vita dopo che si è sposata? C'era da lavorare di più, sì. Cosa le racconta i suoi nipoti della sua vita? Cosa gli dice? I miei nipoti mi vedono e lo sanno come l'ho fatta la vita. Che gli raccomanderà qualcosa? Certo. Adesso avete buon tempo, una roba non vi piace, l'altra non vi piace. Ma se c'eravate ai nostri tempi, era buono tutto. Sì. Sentimento, sei nata nel... Il 15 giugno 1904, quindi quest'anno ho compiuto i 100 anni. In una famiglia comunque di lavoratori, di artigiani, lavoratori, però, e commercianti anche. C'era molta miseria, molta povertà, e con il lavoro di mio papà, in certo qual modo eravamo là, borghesia, diciamo, ecco. A me non è mai mancato niente, ho avuto un'infanzia
veramente d'oro. Io avevo i giocattoli, io avevo i... quando andavo a scuola avevo tutti i giornaletti, i cosi dei piccoli, Pinocchio, e gli altri non avevano niente. Periodo della guerra, seconda guerra mondiale. Com'era la vita? Era terribile. Quindi tutti questi uomini in guerra e le donne a casa. E le donne si hanno sostituito l'uomo. Fammi un così, un diciamo un paragone. Oggi, ieri, ieri l'altro. Dunque, la vita di oggi, se devo essere sincera, non mi piace neanche un po'. La nostra vita era... ci si accontentava. Non avevamo desideri. Invece adesso non sono mai contente, non sono mai... non so, queste rosse così in giro. Dico, ma perché se cresce... se da tanti progressi della tecnologia non fa progressi anche un po' il sentimento di volersi un po' bene fra di noi e rispettarci perlomeno. Ed infine Pierina Bussandri, donna delle nostre montagne, che ci racconta un episodio eroico di cui lei stessa è stata protagonista. Ha salvato la vita a un partigiano e in quel momento ha avuto un sangue freddo incredibile. Lei è stata bravissima, ma è l'esempio di tante donne che in modo silenzioso sono state in prima linea anche in periodo bellico. Un giorno c'era un austriaco che è venuto in cortile. Io ero arrivata alla notte, ero arrivata di sera, l'imbrunire così. Mio marito era riuscito a fuggire perché prendevano gli uomini e li portavano via. E allora io ero rimasto con lui, avevo un piccolino. Io sono andata sul cancello perché dovevo andare dal mio vicino che era dalla parte opposta e ho visto una coppia che veniva su, era una professoressa di Castel Arquato con un partigiano. Un ragazzo, avrà avuto 18 anni, proprio vestito da partigiano. E allora ho detto, oh mio Dio, l'austriaco si è spostato un pochino. Veniva. Io ci sono andata incontro, ci ho detto, oh finalmente siete arrivati. Ho fatto finta di abbracciare lei, ho detto, sono i tedeschi. E il ragazzo ci ha detto, professoressa, gliel'avevo detto io, perché la professoressa era una staffetta, era quella che portava i ragazzi su. E allora ha detto, abbiamo la pistola, e un lascia passare. Ho detto, lì è qua, ero qui. Poi piano piano siamo andati su, parlando, facendo finta di niente, e c'era una latrina, e io ho buttato la pistola, perché trovandolo armato lo fucilavano subito. Questo non lo dimenticherò mai, perché in certi momenti c'era umanità anche fra loro. Quindi secondo lei l'austriaco aveva capito tutto? Forse sì. Lui mi ha detto, io ho visto, lei non sola, mi ha detto, ma io piccolo soldato. Mi ha detto questo. Io l'ho guardato negli occhi e gli ho detto grazie, che Dio ti benedica e ti faccia tornare alla tua casa. Le donne sono poliedriche, questo è riconosciuto da tutti. Ci si sa dedicare a tanti interessi contemporaneamente, a tanti lavori contemporaneamente. È proprio nell'anima femminile questa caratteristica. E quindi siamo venuti a Palazzo Farnese per presentarvi una donna che si è distinta nel panorama piacentino, in questo caso per la cultura. Si tratta di Carmen Artocchini, insegnante di scuola, professoressa di lettere, ma che ha sempre studiato la storia della nostra terra, ha avuto anche interessi culturali di vario genere, però ha dato tanto alla nostra società e ancora continua a darne. Professoressa di lettere,
per caso o per vocazione? Non saprei dirti, perché ognuno di noi ha nel cassetto tanti sogni. A me piaceva archeologia, antropologia, eccetera. Poi a un certo punto ho scelto di fare l'insegnante e mi è anche piaciuto. Quindi direi che è una vocazione questa. Ho sempre voluto bene i miei ragazzi, anche se li ho bocciati, sono dato dei 4, dei 3. Avrei preferito dar degli 8, dar dei 9. Comunque a me interessava, i ragazzi interessavano anche per quella carica umana che avevano. E non è vero che la scuola sia cambiata di molto, perché anche prima delle riforme, noi insegnanti ci interessavamo sempre di quello che erano i loro problemi, diciamo, problemi familiari, e cercavamo di capirli. Quando mi sono accinta a scrivere qualcosa sul folklore, non ho fatto altro che mettere su un foglio quello che avevo già immagazzinato da tempo. Io ho passato molti mesi della mia infanzia e della mia adolescenza in campagna. Quando poi andavo a Ripaldina, trovavo i miei zii che ricordavano ancora le favole che si raccontavano nella stalla. Io ho immagazzinato inconsciamente tutte queste cose. Altre le ho prese perché nel periodo in cui ero ragazza ancora, diciamo, esisteva una cultura contadina. E quindi a un certo punto è stato come una naturale conseguenza lo scrivere. E poi pensiamo alla musica d'oltreoceano di Gladys Zangrandi, nata negli Stati Uniti da genitori piacentini. Gli studi in conservatorio li ha portati avanti negli Stati Uniti, ma ha voluto, per l'amore verso la nostra città, venire a vivere qui da noi. Ha suonato nei posti più famosi del mondo, mi pare, e alla corte dello Scià di Persia. Sì. E poi ancora in Tunisia, nei più grandi alberghi, nelle più grandi riviste, vero? Sì, ha suonato in Tunisia, suonava per gli artisti che venivano dalla Francia, i cantanti e così, le accompagnava al piano. In America ha suonato per l'inaugurazione del presidente Johnson. Pensa. E poi ha suonato nei teatri con Jerry Lewis e tutto così, quando facevano queste beneficenze, sì, con Frank Sinatra. Era una grande pianista, ma poi era una grande musicista nata, nel suo sangue c'era musica. A 5 anni mia nonna gli aveva regalato quelli pianoforti per bambini, hanno visto che era portato molto alla musica e l'hanno portata a far sentire questo conservatorio. Il conservatorio, il professore, mi ricordo perché me l'ha raccontata mia madre, suonava un motivo con la musica davanti, mia madre si sedeva lì e ripeteva lo stesso melodia. Poi magari risuonava qualcos'altro e questa la ripeteva. Quando gli hanno messo una spartitura davanti, lei è rimasta lì a guardarla perché non sapeva comunque leggere la musica. Lei andava molto a orecchio, guardava le mani e da lì suonava. E allora poi l'hanno iscritta perché era comunque una ragazza, che una bambina che sapeva, aveva orecchio e sapeva suonare. E ha fatto la scuola per 17 anni, si è diplomata e da lì ha cominciato a suonare un po' in tutta l'America.
E fra le donne piacentine che portano avanti la cultura della nostra terra, indegnamente forse sono stata inserita anch'io. A dire il vero, ormai sono diventata la memoria storica della città, perché iniziai giovanissima a cantare proprio in dialetto, grazie ai miei studi musicali compiuti proprio con una delle personalità musicali che abbiamo citato, Aida Riboni Serratore. Da lì non mi fermai più, la musica divenne il filo conduttore della vita legato al territorio piacentino. Quindi i miei studi in agraria, la laurea a Piacenza, tutto a concorso con la mia attività anche di promozione del nostro territorio, con trasmissioni per l'epoca assolutamente pioniere dedicate alla terra piacentina, dicevo, tutto a concorso per farmi diventare un po' la memoria più giovane della nostra tradizione. Per me è un grande onore, ma soprattutto è una grande gioia poter cantare in dialetto per i miei piacentini da Piazza Cavalli, soprattutto ogni anno il 4 luglio, la festa di Sant'Antonino. Perché il tempo passa, che una rosa l'impassissa, ma l'amor è un fior che nasce, mamma, mamma. E salve, buongiorno a tutti, a chi mi sta ascoltando. Mi chiamo Ronca Vittoria. Il cane che vedete qui alla mia sinistra e che mi segue come un'ombra, peraltro, si chiama Gioia. Gioia è un giovane labrador di 3 anni e una femmina, un labrador biondo, ed è veramente straordinaria per sensibilità, intelligenza, bravura e adattabilità. Ora, Gioia dall'anno scorso ha imparato a girare nel paese, le strisce, gli incroci, conosce i negozi, e dove entra raccoglie feste, raccoglie consensi, ed io con lei, io vivo della simpatia che Gioia sa attirare. Poi alla sera, se dobbiamo ritornare in quella, da quella stradina dove si è fatto buio, io cammino tranquilla, per me il giorno e la notte sono uguali, non c'è questa differenza luminosa. La mancanza della vista viene compensata, affinata, cerchiamo di supplire, ma questo è naturale, con l'affinare gli altri sensi. Ma non avrei mai potuto andare a lavorare con tranquillità ed indipendenza, cosa alla quale io peraltro tengo molto, se non avessi avuto al mio fianco il cane guida. Cioè, senza lavoro, se vogliamo, lasciatemelo dire, isolata dalla città dove vivevo, però mi crea contatti umani, e come? Con la sua simpatia, portandomi è una festa per me che ce l'ho, una festa per chi l'avvicina, ma soprattutto è la capacità di rendermi ancora a 65 anni indipendente e non vinta. Piazza Cavalli è il punto d'arrivo del nostro documentario. Speriamo di essere stati esaurienti nel comunicarvi quanto le donne in silenzio, dietro le quinte, spesso fanno tanto, non solo per i propri cari, per la propria famiglia, ma per tutta la società, non solo vicino a casa, ma anche molto lontano da casa. E quindi la conclusione è: viva le donne, e viva le donne piacentine in particolare.